Il momento difficile, per non dire critico, in cui siamo precipitati da un punto di vista economico e non soltanto sanitario, in conseguenza di ciò che sta accadendo con il Covid-19. Torniamo a parlare delle piccole e medie imprese, che sono un po' l'ossatura dell'economia italiana da sempre, dal boom economico fino alla recessione degli anni 70, fino ai giorni nostri. Questo zoccolo duro dell'economia del nostro paese rischia seriamente di soccombere in conseguenza di quanto sta accadendo. Noi abbiamo collegato Giambattista Frontera, che è uno dei padri fondatori di Asso Provider, che raggruppa le piccole e medie imprese nel settore di internet, della banda larga. Abbiamo avuto modo di affrontare spesso e volentieri le tematiche legate ad Asso Provider, le battaglie che manda avanti Asso Provider. Ora se ne aggiunge un'altra, Giambattista, che le spazza via tutte, e cioè la sopravvivenza stessa delle PMI, che sono in questo caso delegate al mercato di internet e delle telecomunicazioni, perché naturalmente noi dobbiamo considerare non soltanto il decorso attuale del problema, ma ciò che accadrà dopo. Chiedo alla regia se mi abbassano il ritorno audio, perché non sento bene, poi non riesco a concentrarmi. Se dalla regia abbassano un po' l'audio. Torniamo a dire, Giambattista, che ti ringrazio di avere qui in trasmissione. Chi è Giambattista Frontera? È uno dei fondatori di Asso Provider, consigliere storico, decano di Asso Provider, che è collegato con noi da Perugia, dove vive e risiede. Tu in fase di presentazione, in fase di, come dire, di preludio di questa intervista, non hai lesinato termini molto tetri, negativi, su quello che sarà il post-coronavirus da un punto di vista meramente economico, perché poi gli effetti già li stiamo cominciando a verificare sulla nostra pelle: la mancanza di liquidità, quando si tratterà di tornare alla normalità, tutti gli effetti negativi che si verranno a presentare ai nostri occhi. Tu hai fatto un quadro molto, molto, molto attento e molto fosco della situazione. Come però se ne può uscire, o come si può affrontare, meglio dire, la situazione che verrà? Secondo me la fotografia è questa situazione io la definisco come una tempesta economica perfetta, non paragonabile per esempio alla crisi economica del 2008, nemmeno lontanamente. L'unica idea che mi viene in mente è, per l'impatto che sta avendo già adesso sull'economia italiana, di un'economia post bellica, assolutamente. Come io leggevo un post di un giornalista molto informato in campo economico, che riferiva che a seguito del crollo delle borse mondiali a Wall Street, gli hedge fund, no? Gli investitori istituzionali, visto il crollo delle borse, stanno chiedendo in buona sostanza la restituzione dei fondi, con contemporaneamente una crisi di liquidità da parte dei fondi, e quindi questo porta a degli scossoni molto forti anche per aziende e per effetto negativo anche sui mercati, non intesi soltanto finanziari. Senti, Giambattista, tu facevi riferimento alle piccole e medie imprese, che potranno avere ripercussioni molto forti, perché poi l'effetto negativo che viene a effetto domino si riflette sui piccoli imprenditori, che avranno ancora maggiore difficoltà nel sostenere la mancanza di liquidità. Sicuramente, arrivando al settore proprio delle PMI, delle telecomunicazioni, in Italia il 90% del mercato sono i big, i vari
TIM, Vodafone, Wind, eccetera, 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 e hanno il 90% del mercato. In quel 10% abbiamo la bellezza di più di 1300 aziende che praticamente fanno da collegamento alla rete delle zone a fallimento di mercato. A fallimento di mercato, quindi dove i grossi operatori non hanno alcun interesse ad intervenire. Che succede? Sicuramente il blocco necessarissimo per diciamo bloccare il contagio, l'evoluzione del contagio necessario, fa sì che però diventa sostanziale e importante come fonte di acquisizione di informazioni di tutto quanto praticamente la rete internet. La rete internet che appunto nella enorme provincia italiana viene garantita di fatto da queste 1500 imprese. L'Italia è una grossa provincia. Bene, il blocco appunto sta portando già crisi di liquidità in tutti i settori e quindi a livello individuale di imprese porta carenza di liquidità anche per il pagamento dei fornitori. L'ultimo decreto governativo è stato di elevare di fatto anche questi piccoli operatori, cioè o quantomeno formalizzare di fatto a servizio pubblico. Però il problema grosso è che questa crisi di liquidità, non faccio la Cassandra, ma purtroppo è nella natura delle cose, porterà necessariamente a insoluti, a carenza di pagamento appunto della connettività nei confronti delle piccole e medie imprese. I big comunque, nonostante la crisi finanziaria mondiale, per esigenze e per investimenti da parte di banche, di grossi gruppi, sicuramente avranno possibilità anche con indebitamento di andare avanti. Le piccole e medie imprese purtroppo che devono praticamente garantire la connettività ad internet, c'è il rischio che, vista anche le procrastinazioni di blocco del paese e di questa mattina l'ulteriore blocco per un mese, il rischio è che le aziende chiuderanno queste aziende di telecomunicazioni, ma non per far serrata, proprio per mancanza di liquidità, di pagamento per pagare gli stipendi. Non sosterranno più il mercato praticamente, che si andrà a restringere. Cioè, se ti dico Open Fiber, TIM, fondi di investimento americani, che mi rispondi? Dico che sicuramente in questo momento, se non si volete, diciamo dal punto di vista finanziario, se non si vuole fare una svendita, sicuramente è un'operazione da non fare. Dal punto di vista di operatore del settore, devo dire, e da cittadino italiano, dico, ma come si fa a fare un discorso del genere di un asset di un'importanza tale, di fare entrare un fondo straniero, voglio dire, quando una rete, la rete, è che è un monopolio naturale, ovvero prima quella in rame di TIM e adesso quella in fibra di Open Fiber, fondentesi con quella di TIM, è un monopolio naturale. Il monopolio naturale lo deve gestire lo Stato. Poi l'accesso, sicuramente lo Stato non venderà servizi agli individui e alle aziende, ma sicuramente a questo punto rimane terzo e sulla rete gli operatori si faranno concorrenza in maniera corretta. Sicuramente se si mette in mano e si persegue questo, diciamo, contro questo assioma, si va contro ancora una volta contro questo assioma, consentimi di chiudere con una battuta, continuiamo così, facciamoci del male e tutto quanto, al netto che adesso non si fa assolutamente nulla, non penso che faranno assolutamente nulla, per ovvie ragioni. Altro discorso su Open Fiber purtroppo
purtroppo denotiamo, visto che i nostri colleghi operatori utilizzano la rete di Open Fiber, purtroppo, nonostante il codice delle comunicazioni che impedisce di imporre oneri finanziari su aree cablate con investimento di soldi pubblici, nonostante questo Open Fiber continua ad imporre ai nostri colleghi non solo fideiussioni ma anche assicurazioni, cioè la cosa ha un certo, diciamo, rilievo di come posso dire, un po' risibile, cioè io ti garantisco il servizio e l'assicurazione la fai tu, cioè fa un po', diciamo, fa un po' a cazzotti, insomma. Quindi da questo punto di vista, se da parte del governo ci fosse attenzione anche da questo punto di vista e ricordasse i regolamenti dello Stato anche a Open Fiber, non sarebbe male. Per concludere, Giambattista, da questa situazione che abbiamo tratteggiato, insomma, in modo particolarmente, insomma, critico e non positivo, può però nascere la possibilità che vi sia una sorta di rinascita o di nascita essenzialmente per le piccole e medie imprese del settore? Cioè, mi spiego, fino ad ora voi avete lamentato un deficit di attenzione da parte dello Stato nel riconoscere l'ingresso al mercato senza particolari dazi all'entrata. Non è che tutto questo conquasso che, insomma, si sta profilando all'orizzonte pone all'attenzione anche una nuova visione delle cose? Può farlo, può esserci la possibilità in mezzo ad un mare magno di difficoltà crescenti? Cioè, se ne prende coscienza del problema? Sicuramente l'aiuto a che non venga distrutta questa parte del tessuto economico italiano, che è estremamente importante soprattutto in questo momento, potrebbe arrivare sicuramente da forme economiche e finanziarie, ma anche dal diciamo sciogliere tutta una serie di nodi burocratici. Noi da tempo chiediamo, per esempio, sulle frequenze licenziate che consentirebbero il collegamento delle dispersioni abitative. Per capirsi, noi possiamo già fibra in diverse zone, ma quando tu hai il gruppo di 4 case a distanza di 10 km, la posa della fibra diventa antieconomica, perché avrebbe dei costi tali che non si recuperano con la fornitura del servizio. Ergo, la possibilità di poter affittare dallo Stato le frequenze licenziate, che sono delle frequenze che vengono affittate in esclusiva all'operatore per fare appunto questi ponti radio, per dare questa opportunità, consentimi, di servizio pubblico anche alle dispersioni abitative, è una cosa estremamente importante. E se posso fare una piccola lemma, adesso si parla tanto di 5G che risolve tutti i problemi del mondo, dividendo tecnologie e frequenze che sicuramente hanno un peso, un'importanza. Altra cosa è pensare allo smartphone con 5G che ti fa dei throughput, cioè scaricamento dati, velocissimi, ampissimi, eccetera. Dico solo questo: attualmente il 4G viaggiamo su access point, radio base, cioè dove si collega il telefono, intorno ai 2 km. Per avere quel tipo di performance dati, col 5G dovremmo avere delle radio base tra i 500 e i 700 metri, il che significa che le grandi città comunque saranno ipercoperte. La provincia, dove in zone anche adesso il 4G funzionicchia,
non avremo mai questo tipo di investimenti, anche perché il raccordo tra queste radiobasi pretenderebbe sotto della fibra e quindi alla fine abbiamo il serpente che si morde la coda ed è sempre un andare avanti. Volendo fare una chiosa finale, Giambattista, diciamo che il 5G ha anche bisogno di dati, cioè bisogna anche renderlo vettore, come dire, pregno, perché sennò non avrebbe senso il 4G. Se è pregno va meglio del 5G, che non lo è. Se ci sono zone di a fallimento di mercato in cui il 4G già insomma va avanti a stento, nessuno intende investire poi sul 5G. Questo in effetti è possibile. Al di là di tutte le altre connessioni o interconnessioni legate alla pericolosità o meno, anche se di questi tempi qua insomma il discorso poi assume una sua rilevanza e una sua importanza. Insomma, se ne parlava pure con l'ex ministro Vita nell'ultimo Asso Provider a Roma a giugno dell'anno scorso, se fosse meno, più o meno salutare insomma, esporsi a radiazioni, a frequenze ancora più maggiorate. Questo discorso che noi facciamo con Asso Provider interessa ovviamente il settore di internet e della banda larga, ma coinvolge, e questo il Giambattista me ne può dare atto, tutte le piccole e medie imprese. Noi parliamo di quelle che sono operanti nel settore delle comunicazioni, ma quel discorso che abbiamo fatto, la mancanza di liquidità, la prospettiva sempre più nebulosa per il futuro, coinvolge tutto il sistema delle piccole e medie imprese di questo paese, che si fonda proprio sui piccoli imprenditori. Il settore manifatturiero è composto da piccoli e medi imprenditori che ne hanno fatto insomma il secondo filone di economico e finanziario del paese, insomma del continente dopo la Germania. Quindi internet, comunicazioni, ma anche altro, insomma il discorso non varia, è sempre lo stesso. Grazie a Giambattista Frontera per essere stato con noi. Grazie a voi. Torneremo a parlare naturalmente di questi problemi, anche perché insomma lo scenario che si apre ai nostri occhi è uno scenario tutto da valutare, da analizzare, da vivere e anche, come dire, da costruire, ecco, da ricostruire per il futuro che ormai insomma è alle porte e ci bussa ed è non sempre è sroseo, anche se noi meridionali, lasciamelo passare Giambattista, siamo avvezzi a cavarcela in momenti di difficoltà, insomma, più per alcuni settori del paese, ma da noi insomma la lotta è quotidiana contro il confesso le mie origini meridionali. E tu sei calabrese, quindi mi puoi comprendere. E se posso chiudere con un restiamo a casa, perché dobbiamo necessariamente farlo, se è possibile, perché bisogna anche lavorare, sì, sì. E gli operatori di settore vanno a attaccare, a rimettere a posto e muoversi. E anche chissà, Giambattista, se questo fatto di restare a casa in modo coatto, in modo costretto, non possa anche far ripensare ad un sistema di vita diverso e forse più a misura d'uomo, quando poi si tornerà, ci si augura in tempi non lunghissimi, alla cosiddetta normalità delle nostre attività. Magari si fanno delle riflessioni diverse. Grazie a Giambattista Frontera, decano, grazie, fondatore di Asso Provider, consigliere storico di Asso Provider. Noi ci congediamo da voi, gentili telespettatori, per ulteriori approfondimenti su questo problema e su ciò che sarà.